Questo è un appalto del 2009 che ho ereditato, che porto avanti. Visto che viene a contarvi dappertutto, che siete tutti amici di amici, voglio ricordare che la ditta che è dentro, Asea, perché ha vinto una sentenza in tribunale, non sei che ha cacciato male a casa. Io non sto parlando della ditta che è dentro, io sto parlando di quello che spetta a persone che hanno aziende che non vengono pagate, che sono sull'astrico. Signora, lo so. Ma non è possibile una cosa del genere. Signora, hanno vinto un appalto, devono mettere sul cantiere 1.600.000.000 di euro. La mia famiglia è stata espropriata anche della Pedemontana, la SP 111. L'80% era già in banca, hanno cominciato dopo i lavori. È possibile che comincino prima i lavori su terreno che non hanno ancora pagato? Signora, le sto... Non è possibile, non è giusto. Signora, io non le do torto, che dico che mi aspetta di fare in modo di risolvere il problema. Punto. Bene, bene. Un appalto che io mi sono trovato nel 2000, fatto nel 2009, mi faceva il ministro del 2009, se figura io. Punto che dico questo. Ma se il commissario deve risolvere un'emergenza come un terremoto, non ci può mettere 7 anni per risolvere un problema, lo sta creando, perché con tutto il disagio che c'è in Gasparona adesso per venire qua è diventata veramente un'emergenza, e non è possibile aver cominciato dove c'era una strada che c'era e piuttosto dove serviva nel Trevigiano, che eventualmente si poteva cominciare da là per dare proseguità. Perché hanno fatto così? Signora, questa è l'organizzazione dei lavori e del cantiere. Però stanno creando disagi al territorio, oltre a non pagare gli espropri, stanno creando disagi al territorio. Signora, che non è possibile. Sono 36 comuni, 16 caselli e 95 chilometri. Se la strada avrà il finanziamento, cioè si chiude sta partita, è realizzata al 2018, verranno aperti già i primi chilometri del 2017. Questo è quello però, che posso dire. Giù alla Corte dei Conti, una nota del Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto che non c'erano i requisiti per andare avanti all'iter per concedere il finanziamento, per concedere anzi la compartecipazione, neanche l'avallo, la compartecipazione. Quindi mi sembra che le cose siano chiare, i soldi non ci sono. Signora, ma se l'ho appena... È possibile restare con i cantieri? Signora, lei non ha detto una novità, gliel'ho appena detto io prima, che adesso serve il finanziamento di 1.600.000.000. E chi è che lo tira fuori? Lo deve tirare fuori il privato. E se il privato non ce l'ha, cosa facciamo? Signora, se domani viene il terremoto, casca di casa.